Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta pomeridiana con il vostro Yugufo. Cari followers, buon pomeriggio a tutti voi, buona domenica. Stasera si giocheranno delle partite importanti. Prima ha giocato la Roma, ha giocato l'Atalanta. Andremo a vedere quello che è successo, poi parleremo delle solite polemiche che ci sono dopo la partita della Juve, anche perché non è che la Juve abbia pareggiato, abbia vinto, abbia perso, questo non importa. Voi sapete che dopo che la partita della Juve si conclude ci sono sempre delle polemiche, ci sono sempre due pesi, due misure, ci sono sempre le solite persone che rosicano. Andremo a vedere che è successo, però followers, prima di iniziare la seduta di quest'oggi vi ricordo come al solito il momento tenerezza. È importante fare l'iscrizione al canale del vostro Yugufo, voi sapete che è gratis, fate clic sul tasto iscriviti e nient'altro, aiuterete tantissimo la crescita di questo canale. Poi bisogna lasciare un like, perché se questo video vi piace dovete lasciare un like. Se invece non volete lasciare il like, ragazzi, oggi siccome è domenica non fa niente, nessuno vi perseguiterà, neanche Peppino Chinè, detto Ossobuco, che è in vacanza per N followers. Parliamo un attimo di questa immagine. Questo è lo stadio dell'Atalanta, vedete che bello stadio, loro hanno comunque riformato, ristrutturato il loro stadio, è uno stadio carino, lo hanno comunque inaugurato questi giorni, mi sembra proprio oggi nella partita con la Fiorentina. Quindi ragazzi, a me piace, è un bello stadio, alla fine è un'altra delle società che ha comunque uno stadio bello, moderno, ristrutturato, piacevole, gradevole, mentre gli altri sono fermi ai soliti qua, 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 faccio questo, faccio quell'altro, e invece stanno cercando di aspettare gli aiuti dei politici, perché loro fiutano che ormai il governo, siccome sa che dobbiamo fare l'europeo del 2032, vediamo un po' se in qualche modo il governo, lo Stato, il nostro comunque contributo, loro lo vogliono, diciamo così, utilizzare per costruire lo stadio. Invece onore all'Atalanta che ha costruito questo stadio, che lo ha ristrutturato, che sembra anche molto carino. Followers, parliamo un attimo di cose importanti. Avete visto che ha parlato Antonio Cassano di recente, ha detto Bobo non ci sta, che ci ha licenziato. Ah, Lele, occhio alla Roma, Lele, io non vedo nessun'altra squadra per lo scudetto. La Juve proprio non ce la fa, la Roma, occhio alla Roma per lo scudetto, Lele. E la Roma purtroppo, ragazzi, fa un altro pareggino. Noi ci lamentiamo comunque per la nostra squadra, perché la Juve comunque ha perso dei punti per strada, però vediamo un po' che la Roma era stata messa comunque più in alto in classifica, nella scaletta personale dell'espertone Antonio Cassano. La Roma arrivava molto avanti rispetto alla Juventus e soprattutto era lì per giocarsi lo scudetto. Purtroppo sembra che al momento Antonio Cassano si sia sbagliato, ma followers, alla fine, come dice il suo amico Lele, padre tempo attua in silenzio. Sicuramente con il passare del tempo la Roma risalirà la china e vincerà lo scudetto, perché Antonio Cassano in carriera non si è mai sbagliato. Followers, attenzione, avete visto anche l'altra partita proprio del Bologna con il Como, dove il Bologna ha segnato comunque lui, Iling Junior. Poi avete visto proprio questa partita che la Roma ha pareggiato 1-1, alla fine chi ha segnato? De Winter. Vedete ragazzi che sono questi casi strani della vita. Io ho visto dei ragazzi comunque tipo Mulattieri, tipo Casadei, tipo Valentin Carboni, tipo questi calciatori che alla fine, Manzi, Palmieri, Liguori, questi qui che comunque non sono delle plusvalenze, le plusvalenze le fa la Juve, alla fine il processo Prisma, le plusvalenze, la Juve ruba, e ruba di qua, e ruba di là, tutti questi calciatori. Alla fine ragazzi dobbiamo ristabilire le regole, perché vedete che comunque Iling Junior ha segnato anche De Winter, questi qua comunque... Vedete? Poi dite che la Juve, queste sono plusvalenze, non puoi vendere uno come De Winter al Genoa, no. De Winter al Genoa non si può vendere, ragazzi. Quindi dobbiamo stabilire delle nuove regole. Tu, se hai comunque un calciatore giovane, però tu ritieni che questo sia bravo, però tu dici: senti, io non ti voglio tenere in rosa, io voglio comprare altri calciatori, ti dobbiamo vendere. Adesso la parola vendere non si potrà usare più. Tu questi calciatori li devi prendere, li devi buttare fuori dalla porta. Dici: senti, cercati tu stesso una squadra, noi non ti possiamo vendere, altrimenti è in plusvalenza, perché non si può fare. Ragazzi, sono le regole. Sono le regole. Alla fine tu non è che sei la Cartonese
o se comunque il Piagnapoli, che tu dici, vabbè, Manzi, Palmieri, Liguri, ma dove andate? Ma non c'è neanche bisogno che spendiamo i soldi del treno o dell'aereo per mandarvi lì a Lille. Ma state scherzando. Sono plusvalenze regolari, però voi non c'è neanche bisogno, non vi disturbate, non andate lì, ragazzi, gli altri lo possono fare. Invece la Juve c'è questa regola, tu se hai un giovane in squadra non lo puoi vendere, perché ragazzi sono le regole, tu questo qua, vedete adesso, questo qua De Winter, tu lo vendi, questo va al Genoa, perché la Juve fa le plusvalenze? Per rubare, perché così tu adesso la Roma subisce un gol del pareggio, per questo calciatore ragazzi non si può, regole nuove, dall'anno prossimo la Juventus può solo comprare, e attenzione chi compri, perché se tu compri un calciatore poi vuoi fare il favore all'Aston Villa che ha bisogno di successo, poi secondo me non sanno fare mercato la Juve, ragazzi, il discorso è questo, non puoi vendere, devi solo comprare, però attento, comprare solo dalle squadre che non hanno bisogno, magari si può fare un'interrogazione parlamentare, ci fanno una lista di tutte le squadre da cui la Juventus potrebbe comprare, ci dicono anche loro chi e a che prezzo comprare. Però anche così, ragazzi, vedrete che alla fine la Juve ruba, perché la Juventus non può fare calciomercato perché loro non vogliono, ragazzi, sono delle regole. Attenzione, ma visto la partita comunque che abbiamo giocato ieri, ripeto, è stato un bellissimo risultato. Sono tutti contenti perché la Juventus ha pareggiato, quindi i gufetti sono contenti, sono molto felici che la Juve non abbia vinto e ci sta. Perché loro vivono per quello, quindi sono contenti. Giornata top ieri per loro, però è molto divertente. Lui, il nostro Magneti Marilli, che giustamente, ragazzi, dice: ma Gatti, la testata c'è, ma io avrei ammonito tutte e due. Allora, ammonito tutte e due. Per esempio, questi falli così, per esempio, ieri ha giocato il Milan, no? In aria c'è stato questo intervento del Venezia. Rigore per il Milan, ma io avrei dato i rigori a tutte e due. Vi ricordate, ragazzi, quando c'è questa cosa che uno fa così fa? Ciao, lo saluta, no? Tu saluti a Barella, dici ciao, signor Barella, ciao. Lui ti guarda, si butta per terra, si rotola. Si rotola, ragazzi, male, che male, no? Non è simulazione. Alla fine tu se fai così con la mano veloce, lo spostamento d'aria, gli fai male. È giusto che lui si tira per terra, che vuole il rigore. In quel caso, no? Avete mai pensato? Magari diamo il rigore a tutte e due? Quando c'è il rigorino per l'Inter, diamo i rigori a tutte e due. Eppure erano stati chiari, ragazzi. Quelli della Lega erano stati chiari, soprattutto quelli della FIGC. Aveva parlato Rocchi. E ha parlato Rocchi, dove tra l'altro il nostro ex allenatore, prima di dare le dimissioni, cioè prima di essere licenziato, aveva detto: dov'è Rocchi? Dov'è Rocchi? No? Magari gli voleva dire qualche parolina nell'orecchio. Allora lui, proprio lui, Rocchi, aveva detto: no, quest'anno le regole saranno più ferree, ci saranno più regole da rispettare. Chi fa comunque queste cose di accerchiare l'arbitro o comunque di lamentarsi tanto e così di sbracciarsi, tutte queste commedie, subito noi le andremo a punire se comunque non è della SF Inter di Milano. E ragazzi, in tanti mi chiedete: ma che cosa vuol dire SF Inter di Milano? Ragazzi, SF Inter di Milano vuol dire la SF Inter, la squadra di calcio dell'Inter, la seconda squadra di Milano. Poi però, giustamente, Rocchi predica bene e razzola male. Voi avete visto che i calciatori della Cartonese hanno accerchiato l'arbitro? Ma è tutto a posto. Alla fine queste regole che noi diciamo, no? Questa propaganda la facciamo per altre squadre, mica per la Cartonese. Avete visto come si sbracciava dalla panchina il loro allenatore Simone Inzaghi? Vabbè, alla fine, vedete, De Rossi è stato espulso, quello della Roma, ma è normale, cioè tu non ti puoi. Queste sono. Ragazzi, la Cartonese ha delle regole a parte, è inutile che poi venite a piangere, ma quello dell'Inter! È normale, ragazzi, la testata che ha ricevuto Gatti, dobbiamo punire il gioco violento, quest'anno tolleranza zero, per il gioco violento. Ovviamente le regole sono della Marotta League, nel senso che quelli della Cartonese possono picchiare gli altri. Alla fine ci potrà essere anche un corso tenuto nelle sedi della FIGC direttamente da Materazzi in persona. Lui, Marco Materazzi, dice: vabbè, vi spiego io come si fa a picchiare duro l'avversario. Però
Solo potranno partecipare quelli della cartonese, ragazzi. Gli altri, le regole. Ma voi veramente ascoltate quello che dice Rocchi e lo prendete alla lettera? È normale, tipo quando fai il mutuo alla banca o quando vai a fare il finanziamento per comprare la macchina, poi sotto sotto c'è l'asterisco, c'è scritto piccolo piccolo piccolo. Tranne i calciatori della Cartonese, doppio asterisco si applicherà con severità doppia ai calciatori della Juve. Quindi Gatti alla fine riceve una testata. Ci sta, cioè no. Io avrei dato il giallo a tutte e due, capito? Cioè, tu domani passi con il rosso, arriva la polizia, dice: sei passato con il rosso, multa. Senti, ma io la multa la farei a tutte e due, pure a te, ti devo fare la multa. Ragazzi, le regole sono da rispettare. Ragazzi, purtroppo sono cose che succedono. Ad ogni modo, followers, io vi vorrei parlare un attimo di lui. Io ve lo voglio far vedere questo articolino della Gazzetta dello Sport, perché voi sapete, lui si chiama Licari, mi sembra, Fabio Licari. O Licari, uno che comunque non dico che andrebbe radiato dall'ordine dei giornalisti perché sono degli articoli belli. Lui scrive per la Gazzetta, voi sapete che la Gazzetta da sempre è, diciamo così, il giornale pompon, no? Il giornale che fa il tifo per la Cartonese. E vedete che lui fa questo bell'articolino dove lui dice: se c'è uno che se la sta un po' ridendo, godendo, è Allegri. L'ex tecnico può almeno rivendicare il corto muso dei suoi successi antispettacolo, che nessuno rimpiace. Ma diciamo che dopo aver letto questo articolino, forse il signor Fabio pa pa Paolo lì, Licari, forse è lui quello che rimpiange Allegri. La Juventus di Motta non solo ha cominciato a giocare male, ma neanche vince più. 2-3-0 per decollare, quindi 2-0-0 a Roma e ad Empoli per uno scomodo atterraggio nella normalità, che spaventa non poco in vista del tanto agognato ritorno in Champions League. Ovviamente il ritorno non è che sia tanto agognato. Grazie ai vostri amichetti non siamo andati in Champions, perché noi l'anno scorso comunque in Champions ci eravamo arrivati. Poi giustamente, ragazzi, la Marotta League, i processi farsa e tutte le punizioni per plusvalenze che, ripeto, la Juve non le può fare, le altre squadre sì. Però non ci hanno detto niente. Potevano dire subito: no, le plusvalenze gli altri li possono fare, la Juve no. E noi ci preparavamo. Vedete, a quest'ora eravamo in Champions League anche l'anno scorso. Però vabbè, sono cose che succedono. Ed è qua, dice: attenzione, perché in Europa gli avversari saranno più forti dell'Empoli di D'Aversa. Attenzione, passeggiando a questo ritmo, sai che infilate. Tutto può succedere, dice la Juventus trascorre la notte al primo posto solitario, ma così non resterà la Supermoto. Vedete, ragazzi, che secondo me più che un articolo è, diciamo così, tipo uno che fa la lista della spesa, tipo proprio un desiderio che lui lo esprime sui giornali. Lui fa capire tutta la sua anti-juventinità. Ragazzi, sono frustrati. In Gazzetta, se non sei anti-Juve, alla fine non ci lavorerai mai. E vedete che loro sono anche fieri in un giornale nazionale di parlare con la lingua biforcuta, di parlare al veleno, sputare veleno sopra una squadra. La Juve pareggia e loro sono contenti. Ragazzi, questo è il mondo in cui viviamo in Italia. Ad ogni modo, followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Io vi ricordo il momento tenerezza, fate l'iscrizione al canale e noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Chi non si iscrive al canale è un Fabio Licari. Yeah.